Ok, eccomi qua, Alfonso Lax, come sempre, un attimo che tolgo il cursore dai coglioni, perfetto. Niente, ho poco spazio su disco, quindi cercherò di farcelo ugualmente. E al massimo, sti cazzi, trovo un'altra soluzione, perché sono coglione, mi metto a registrare nonostante non abbia ancora salvato gli altri video. Dannazione, vabbè. Ci vediamo il filmato. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Direttore O'Brien, forse ho il quadro della situazione. È stato solo un depistaggio, orchestrato direttamente da lei. Dovremo accelerare le cose. Diavolo, è una trappola. Che intende dire? Ah, hai capito quasi tutto. Lieto di non aver sprecato i miei soldi. Cercherò di scoprire come tenerla. Ricevuto. Noi pensiamo al virus. Ben fatto, BSA. Le vostre attività sono state illuminanti. Morgan Lansdale. Ehi, qui! Vuoi morire con i tuoi computer, idiota? Aspetta, ci sono! Il vostro destino è nelle mie mani. Non coglie mai segnali. Che rincoglionito. Forse è già occupata, Jessica. Sì, certo. Allora possiamo cominciare? Certo. Non è la nostra prima volta all'inferno. Niente di nuovo per noi. Già, come ai vecchi tempi. La vecchia FBC. Allora, qual è il piano? Andiamo sul ponte, attiviamo le paratie e preghiamo che la nave non affondi. Ora che è tornata la corrente, forse si può accedere al sistema di manutenzione. Ok, meglio separarci allora. Devo prima controllare una cosa. Ok, d'accordo. Ci vediamo sul ponte. E saremo da soli per la prima volta. Dannazione, non me lo aspettavo. Guarda se sono oggetti in giro. Anche se tu essendo già stati qua non dovrebbero esserci. Non ne sono così sicuro. Anche perché c'ho solamente un coso. C'ho armi decenti almeno. Sì, almeno quelle, ma. Una pastiglina, solo una. Perché? Vabbè. Evidentemente devo trovare un modo, un luogo, un qualcosa da cosare. Ah. Vaffanculo. Allora, sto tizio qua mi sembra un po' uno sfigato perché ho uno di pastigline. Armi che non ho potuto potenziare né cambiare né niente. Non che facciano schifo, però preferirei avere di meglio. E basta, direi vaffanculo. Papparappa, per me di oggetti ce ne sono qua in giro lo stesso. Andiamo sul ponte. Dove cazzo raggiungo il ponte? Select. Che faccio schifo nella. Ok. Sono ponte panoramico, ponte di passeggiata. Ci andiamo sul ponte. Che cazzo vuol dire? Cioè, quello panoramico o quello di passeggiata? Ah no, su quello di passeggiata. Ah, c'è l'obiettivo laggiù, quindi devo andare sotto. Oh, che bello usare la telecamera ogni tanto. E la telecamera, se buonanotte, la cosa lì. La mappa 3D ogni tanto. Evito di fare cazzate come il mio solito. Scommetto che Rachel viene a romperci i coglioni. Ok, sono due entrate, tre entrate. Quindi devo andare. Dritto? Qui? Non so, non mi hai spiegato molto bene. Oggetto? No, cioè, questo qui non c'era prima. Diario misterioso. Finalmente fatto la sua mossa. Non so nemmeno da quanto tempo lo stavo aspettando la mia missione che aveva successo. Il motivo per
Se alla fine quando Morgan ha dovuto portare il travelto, pensando che questo meno debole e pericoloso, quando il problema era posto. Bloccare il video di YouTube serve per leggere queste cose. L'hanno inventato apposta, io proprio ho detto io alla YouTube, dovete fermare di poter fermare il video per leggere quella roba. Quindi, ecco. Ora mi fa vedere dove sono. O sono ancora quel puntino blu del cazzo. Niente. Ah no, non c'è più il puntino blu. Dove sono? Dov'è che sono? Mannaggia il caricamento. Piano, piano. Oddio. Posso cambiare le mine? Ma non penso di dover andare di qua, onestamente. Fai salvataggio. Allora devo andare di qua per forza. E Rachel viene a rompermi il cazzo. Ma è una cosa talmente ovvia, talmente palese che non me ne sorprende. Se succede non me ne sorprendo neanche un pochetto, Ma neanche un niente, non me ne sorprendo proprio. È ovvio che Rachel gli hanno per le palle. Per me è stata fatta apposta per far incazzare Parker Luciani. Oh, mi sono ricordato il nome. O'Brien, cosa cazzo vuoi? Sì, solamente che è morto. Ah, O'Brien del cazzo. Cazzo di voce era? Merda, merda, merda! Esplodi! Dammi una pillolina! Vai a cagare, bastardo! Ok. No! Ah, comunque, anche se non so bene quando caricherò questo video, però non credo troppo tardi, sono riuscito a ricontattare Ricci, Alessandro Ricci, il grande doppiatore di Snake. Niente, ci ho parlato, così, e si farà l'intervista. Si farà l'intervista, tranquillamente. Ovviamente sono contentissimo di questa cosa qua, ormai ci avevo perso speranze perché, boh, non mi, pensavo mi ignorasse perché, insomma, magari aveva cambiato idea, non lo so. Impegni vari, invece no, no, no. Cioè, tranquillamente farà l'intervista con. Gli farò l'intervista, cioè. E nessun problema. Ecco un bestio. Alzati in piedi, che c'è poca vita. Via, 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 lasciatemi sta. Devo passare. Mi avete rotto i coglioni. Oh, posso uscire, che bello. Ecco, muori. Muori. Che palle ste cose. Ok. Ah, comunque, Alessandro dice, mi ha confermato. Visto che c'è il dubbio, perché c'è sempre tante disinformazioni così. Che nei videogiochi spesso c'è un attacco video durante i filmati. Va a cacare, va a fanculo. Puttana. Schifosa. Via, 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 via. Non voglio morire, non voglio morire. Ah, piuttosto ascensore. Mi riesco a fare la foto? Io ci provo, ma non ci riesco sicuramente. Dammi la pillolina. Perfetto, dammela. Oh, ponte di comando. Perché sono andato lì che è quello sbagliato? Vabbè. Ah, comunque sì, nei filmati, praticamente, quando doppiano i filmati, c'è un attacco video. Di comando. Cazzo, c'ho poca vita. Questo filmato, questo dialogo è molto interessante, ma non potete ascoltarlo. Perché io ho il potere di farlo ascoltare o no. Mi fa entrare, per favore, sì. E fai, apri questa porta. C'ho poca vita e non sono molto felice di questa cosa. Merda. Ma era qui che dovevo andare.
Che palle, ti pare che devo sbagliare posto. Magari c'è qualcosa. Questo qui è ancora qui. Ok. Questa fase diversa non me l'aspettavo. No, vedete, ci sono certi dettagli qua che sono molto belli. Cioè, nei videogiochi è bello quando ci sono i dettagli poi fatti bene. Cioè, magari il gioco è fatto di merda. Cioè, non di merda, voi dite, ma non è fatto bene come dove, ma... Ferma dove sei. Parker. Una spia si è infiltrata nella BSA, una talpa di Morgan. Forse sei tu. È quello che mi ha detto Raymond. Ma che stai dicendo? Non abbiamo tempo per... Parker, tieni a bada quella donna. Raymond, come diavolo? Ma tu... Tu eri... Cerca di attivare il programma di autodistruzione della nave per distruggere le prove. Cosa? Ragazzi, la cosa ci sta sfuggendo di mano. Non è divertente. Andiamo, di qualcosa. Parker, sono io. Non posso fidarmi del tutto. Non ancora. Abbassa l'arma, Raymond. Sei troppo tenero. Non farti fregare, Parker. Parker! Che stupidi. Sapevo che O'Brien aveva un tirapiede. Dirò a Morgan che eri tu. Jessica! Non preoccuparti della cena. Ora siamo pari. Mi dispiace, Parker. Valle dietro! Ma tu... Raymond, vai! Urca. Allora, il nostro amico Parker Luciani, ecco, mi sto scordando il nome, è stato sparato da Jessica, che a quanto pare è una puttana. Cioè, vabbè, che è una puttana, avevo già capito, però è una puttana traditrice. E minchia, condizioni brutte, situazioni brutte. E forse interrompo la parte qua. Perché non voglio rischiare che mi si impari il computer perché ho tenuto poco spazio. Quindi, alla prossima, ciao.